Allora, siamo qua con Suor Irene che segue questi anziani e lebbrosi. Suor Irene, da quanti anni sei qui? In Etiopia da 54 anni, Harar 18 anni, questi ultimi 10 con questo centro per i lebbrosi e anziani. Ecco, ci puoi dire che cosa fate qui, in questo centro? Qui loro, gli ammalati stessi, gli anziani, chiedono per venire qui. Di solito i padri, i sacerdoti diocesani li conoscono, garantiscono loro. Non possiamo prenderli noi, anche se sono molto malconciati, ammalati dai nostri anziani, perché loro, la loro libertà. Allora chiedono per venire e poi si accettano, si curano e hanno tutto. Appena arrivano si incomincia a fare un bagno, cambiarli, vestirli e si elimina tutti i loro vestiti perché. E poi l'assistenza si vede, si fanno un po' di esami perché quando arrivano ha sempre qualche problema, l'intestino, lo stomaco, la pelle e si curano. Al momento quanti ospiti ci sono? Attualmente 5, ne sono mancati uno circa un anno fa, altri due. E ne erano venuti altri, ma non hanno accettato di fermarsi perché quando sono qui devono fermarsi qui, non devono più andare a elemosinare, qui hanno tutto. Ma loro finché possono, la loro libertà di girare, elemosinare e tornare qui solo per mangiare e dormire. E allora vi ho detto questo non va bene, dovete fermarvi qui. Oltre a dare assistenza qui all'interno della casa, ci dicevi che hai dato assistenza anche alle persone che non vivono all'interno, specialmente i lebbrosi. Sì, vengono nel poliambulatorio clinica, qui si dice, e si fanno curare. A volte non hanno soldi, quel che è possibile, io dico sempre almeno la visita di pagarla loro, che sono poi 20 birr, perché così collaborano anche con le medicine. Se invece è tutto gratis, dopo 3-4 giorni stanno meglio e lasciano tutte le medicine pianta lì. Invece si esige che prendano la cura completa, soprattutto quando hanno piaghe, si insiste che vengano finché sono guariti. A volte diamo anche da mangiare, da cuocere a casa, cibo, pasta, riso, olio, zucchero. E allora diciamo, se vieni a farti medicare, continua a darteli, se non vieni più, sospendo. Allora sono quasi obbligati a venire a farsi medicare, a farsi curare, perché trovano poi da mangiare. E a volte si vanno nelle loro case, quando non riescono a venire, a vedere la possibilità che c'è, se si possono curare qui, oppure li mandiamo a Bisidimo, che è il centro ospedale della lebbra, è a 25 km da Harar. Paghiamo il trasporto, le cure, tutto quel che c'è bisogno di pagare, purché si curino. A volte accettano, a volte non accettano. Qui è meglio, si insiste che abbiano il meglio, se vogliono accettare.